Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono Emanuele e oggi parliamo di sbalzi ormonali e il diabete, cosa influiscono, cosa comportano, cosa sono dovuti, come va la glicemia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima, io sono Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno, nel momento in cui uscirà questo video probabilmente sì, sarò già iscritto al terzo anno, e sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni e nonostante il diabete sono stato campione italiano nel 2016, facevo ciclismo. Ti ricordo inoltre di passare sul canale, iscriverti, ma passare sul canale perché vuoi trovare un sacco di video che ti possono servire, in quanto trovi video riguardo la gestione delle glicemie, nuovi sensori, nuove terapie, la dieta da seguire nonostante tu sia diabetico, eccetera, eccetera, eccetera. E inoltre la maggior parte di voi si guardano i video ma non sono iscritti al canale, per cui iscrivetevi, che così siamo contenti entrambi, a voi non costa nulla e io ho un iscritto in più e siamo felici. Ora, vediamo il punto. Ci sono tanti ormoni all'interno dell'individuo che possono contribuire ad alzare la glicemia, come ad esempio glucagone o cortisolo, mentre ce n'è uno solo che abbassa la glicemia, e questo è ovviamente l'insulina. Ma ora andiamo, farò una piccola carrellata di alcuni ormoni e vedremo quali effetti hanno ciascuno, cosa servono e perché alzano la glicemia. Cominciamo. Allora, glucagone. Il glucagone lo conosciamo tutti, è quello che ti viene detto da prendere quando le glicemie basse. Ma com'è che agisce effettivamente? Agisce determinando la liberazione del glicogeno epatico tramite un enzima che permette appunto la liberazione di questa molecola. Il glicogeno non è altro che un insieme di tante molecoline di glucosio tutte attaccate l'una all'altra, per cui quando si libera il glicogeno non si fa altro che liberare il glucosio e per cui viene alzata la glicemia. Ora, viene utilizzato questo ormone normalmente nelle persone sane per bilanciare l'effetto dell'insulina, ma non solo, può essere utilizzato anche in situazioni quindi di lotta o fuga per fornire l'energia necessaria appunto o a lottare o alla fuga. Ormone della crescita o GH. L'ormone della crescita viene definito come un ormone anabolico. Anabolico significa che favorisce la costruzione dei tessuti e ciò avviene principalmente grazie a l'impedimento nello smaltire le proteine e in una nuova sintesi appunto delle stesse. Possiamo riconoscere alcuni effetti diretti e alcuni effetti indiretti. Tra gli effetti diretti troviamo: nel fegato agisce aumentando fattori di trascrizione RNA, proteine e glicogeno. Allora, RNA e fattori di trascrizione, senza fare una lezione di biologia che diventerebbe anche un po' palloso, non sono altro che delle molecole che troviamo all'interno nel nucleo delle cellule che contengono informazioni per andare poi a produrre proteine, per cui non sono altro che possiamo chiamarli in questo caso precursori di proteine. Non è proprio precisa la definizione, ma serve per capire in modo un po' più semplificato. Proteine stesse, quindi, che andranno a formarsi, e il glicogeno che contribuisce ad alzare la glicemia. Altri effetti sono: per quanto riguarda il tessuto adiposo, abbiamo una riduzione della captazione del glucosio nel sangue e quindi diminuisce la quantità di glucosio che viene che verrà poi aggregato a quello che è il tessuto adiposo, quindi determina una diminuzione del tessuto adiposo. Infine, nel muscolo aumenta la captazione di amminoacidi volti alla sintesi di proteine, determinando un aumento quindi della massa magra, riducendo invece la captazione del glucosio. Queste azioni che diminuiscono la captazione del glucosio e invece favorisce la liberazione del glicogeno non fanno altro che contribuire ad aumentare la presenza di glucosio nel sangue. Perché se il tessuto adiposo captasse il glucosio, la nostra glicemia si abbasserebbe, ed è l'azione che viene indotta dall'insulina. Quando questo non avviene, il glucosio resta nel sangue, in questo caso viene pure aumentato e liberato altro glucosio, per cui la glicemia si alza. Tra gli effetti indiretti riconosciamo sintesi di DNA e RNA e l'aumento della sintesi del collagene, collagene che poi porterà quindi ad aumentare la lunghezza delle ossa, e DNA e RNA che non sono, vabbè, il DNA è aumentare il DNA e RNA, che il DNA possiamo dire è una funzione simile dell'RNA, ma in generale possiamo dire che il DNA è un insieme di geni che contengono le istruzioni su come assemblare le varie celluline che poi si andranno a formare. Veniamo ai corticosteroidi, che vengono generalmente somministrati a scopo terapeutico, di cui il più famoso è sicuramente il cortisolo, conosciuto anche come ormone dello stress. Viene prodotto dal ghiandola surrenale, da impulsi del cervello, quando appunto il corpo è sottoposto a stress, aumentando la liberazione di glucosio e quella di grassi nel sangue, per rendere disponibile quindi energia volta a superare questi momenti di stress. Ora,
I momenti di stress che viviamo oggi nel XXI secolo sono diversi dai momenti di stress che si vivevano nella preistoria. Ok, nel Paleolitico, una volta nei momenti di stress era trovarsi di fianco con una tigre e dover scappare, oggi i momenti di stress sono dover lavorare 20 ore al computer perché il capo, se no, ti fa sedere così. Ok, queste sono le differenze principali. Però il nostro corpo agisce allo stesso modo, per cui quando noi siamo stressati abbiamo un aumento della glicemia. Inoltre, in risposta alla produzione di cortisolo da parte della ghiandola suinale, abbiamo anche la produzione di adrenalina e noradrenalina o catecolammine, conosciute anche come epinefrina e norepinefrina, sono la stessa cosa. Non fanno altro che di nuovo aumentare quelle che sono le prestazioni fisiche del nostro organismo, quindi di nuovo aumentare quindi la presenza di glucosio in circolo, di glucosio in circolo tramite il rilascio di glicogeno. In questo modo dovremmo essere più pronti a situazioni da fight or flight, come si dice in inglese, da lotta o fuggi. Mi sono scritte alcune cose che riguardano l'attività del cortisolo che vi leggo ora. L'attività eccessiva del cortisolo può ridurre le prestazioni fisiche generali, favorire la ritenzione idrica, catabolizzare massa muscolare o impedirne la crescita. Catabolizzare vuol dire distruggere, disintegrare. Se anabolico vuol dire costruire, catabolismo invece vuol dire distruggere. Favorire l'accumulo del grasso, portare a stanchezza generalizzata, determinare ipoglicemia e iperinsulinemia, predisporre sia all'overreaching sia all'overtraining. Cioè vuol dire raggiungere prima quelle situazioni di burnout. Passiamo al successivo, ovvero progesterone. Il progesterone è un ormone che viene prodotto dalla tiroide, e quindi è un ormone tiroideo, e è precursore di alcuni ormoni androgeni e di alcuni ormoni della ghiandola surrenale. Può essere prodotto anche dal corpo luteo e quindi essere coinvolto successivamente in quelle situazioni che sono volte poi ad una successiva gravidanza, senza entrare nel merito della singola attività del progesterone. Quindi è più facile che venga determinato aumento della glicemia principalmente nel sesso femminile. Ora, non vuol dire che nel sesso maschile non sia presente, ma in quello femminile è maggiore in quanto il corpo luteo non è altro che struttura che rilascia sostanze, in questo caso ormoni, che agiscono su quello che sarà il futuro embrione o feto, fornendo in un primo momento anche nutrimento a quelle che saranno le strutture che dovranno poi sostenerlo. Inoltre è coinvolto anche nel ciclo mestruale. Tra le varie cose a cui può portare, c'è una lunga sfilza, di nuovo ve la leggo per essere preciso, sono: l'assunzione di progesterone può generare vari effetti collaterali, tra cui cefalea, emicrania, insonnia, tremore, sonnolenza, perdite vaginali, disturbi mestruali, acne, irsutismo, prurito, rash cutanei, orticarie, seborrea, diarrea, nausea, vomito, dolori addominali, costipazione, flatulenza, gastrite, anemia, crampi muscolari, dolore a osso e articolazioni, cistite, disuria, asma, dispnea, rinite e iperventilazione. Cazzo, madonna, ma che disgrazia, cioè uno muore dall'oggi al domani praticamente. Comunque, queste sono alcune delle cose che, se volete, sono tra virgolette generali, ma in realtà sono quelle che poi sono i principali sintomi del malessere in quelli che è il ciclo mestruale. Passiamo al successivo, ovvero estrogeni. Cosa sono gli estrogeni? Gli estrogeni non sono altro che i principali ormoni sessuali femminili che determinano poi lo sviluppo nell'essere umano femminile di tutti quei caratteri sessuali secondari, come ad esempio il seno. Infine, di nuovo, adrenalina. Ma l'abbiamo già citato prima, prepara quindi il corpo a tutte le situazioni di pericolo per reagire, quindi libera in questo modo energia. Quando vengono percepite minacce o situazioni particolari gravi, come ad esempio ipovolemia, quindi una ridotta quantità di ossigeno nel sangue, il cervello rilascia appunto una serie di sostanze che portano ad attivare poi cortisolo e adrenalina, che cercheranno di ottenere una futura risposta da quello che è il nostro organismo. In questo caso, in pochi secondi si attivano, quindi aumenta la frequenza cardiaca, aumentano le contrazioni a livello cardiaco, ma in generale a livello muscolare se si sta compiendo un'attività fisica. Aumenta la pressione sanguigna, l'aumento è dovuto alla restrizione di vari sanguigni periferici, quindi i capilleri fanno così, mentre bronchi, pupilla e vasi sanguigni all'interno dei muscoli si dilatano. Ciò determina una maggiore quantità di ossigeno che arriva nei polmoni, vedere anche con poca luce e una maggior forza muscolare. Ormoni tiroidei, abbiamo visto l'esempio prima del progesterone, ma ci sono anche altri ormoni che vengono generalmente richiamati col nome T3 e T4 e tra i vari effetti biologici ricordiamo: termogenesi e consumo di ossigeno. Uno degli effetti più importanti di quello che viene svolto da T3 è potenziare la produzione di calore da parte dei vari tessuti. A
aumentando quindi il metabolismo basale, ciò agisce poi tramite i mitocondri, che le centrali energetiche nella cellula, possiamo vederli così, dato che hanno, è loro il compito di produrre energia tramite l'utilizzo appunto dell'ossigeno. Sono coinvolti inoltre nel metabolismo glucidico e lipidico, determinando lipolisi, glicogenolisi, mentre durante la digestione aumentano l'assorbimento da parte dell'intestino di glucosio e inducono quindi gluconeogenesi, cioè a partire da precursori non glucidici si portano quindi, quali proteine o grassi, si portano alla formazione di molecole di glucosio ex novo. Ciò accelera quindi il catabolismo dell'insulina, determinando quindi un aumento della glicemia e un aumento del fabbisogno insulinico da parte dell'individuo. Agisco anche a livello lipidico. Infatti si parla quindi ad esempio di pazienti ipotiroidi, ipoitiroidei o ipertiroidei, perché possono aumentare o diminuire i livelli di colesterolo LDL, il colesterolo LDL low density lipoprotein, che diminuisce LDL o aumenta LDL per favorirne o ridurne un aumento dei recettori tessutali. In questo modo può essere o captato maggiormente o ridotto la captazione del colesterolo, determinando eventuali scompensi metabolici. Agisco a livello del sistema nervoso autonomo simpatico, cioè ci ricordiamo che nel sistema nervoso autonomo riconosciamo una porzione simpatica e una porzione parasimpatica. La porzione simpatica, oppure detta anche ortosimpatico, è una porzione che viene coinvolta in situazioni di fight or flight, quindi fuga o lotta, o comunque tutte quelle situazioni dove aumentano i battiti cardiaci, mentre il sistema parasimpatico viene coinvolto in quelle che sono situazioni di relax e di riposo, che coinvolge quindi ad abbassare i battiti cardiaci. Non fanno altro, quindi in questo modo gli ormoni T3-T4 aumentano i recettori beta adrenergici, che sono recettori per adrenalina e noradrenalina, in questo modo aumentano quindi quelle che sono le azioni di questi due ormoni. Ovviamente aumentando quindi i recettori beta adrenergici significa che possono quindi anche aumentare le contrazioni muscolari, le contrazioni, ma anche soprattutto la frequenza cardiaca, avendo quindi un effetto cronotropo e ionotropo positivo. Cronotropo aumenta la frequenza dei battiti cardiachi, ionotropo aumenta la forza della contrazione. Gli ormoni tiroidei regolano il metabolismo di molti tessuti, possiamo riconoscere in linea di massima come a basse dosi abbiano un effetto prevalentemente anabolico, mentre ad alte dosi abbiano un effetto prevalentemente catabolico. Ora, abbiamo fatto una grossa carrellata di tanti ormoni, quindi magari potreste essere arrivato qua che sei un po' spaesato. Quindi, semmai in caso, riguardate il video perché contiene le informazioni veramente utili e che generalmente non ti vengono date, e in forma accessibile. Ti ricordo comunque di iscriverti al canale, mettere un mi piace, commentare con dubbi, domande, perplessità, ma non solo, anche riguardanti con informazioni riguardanti a altri video o futuri video che vorresti vedere sul canale. Ti ricordo di farti un giro sul canale, perché sul canale puoi trovare un sacco di video riguardanti il diabete, la gestione delle glicemie, la terapia, nuovi sensori, quale dieta seguire, quali sport fare. Mi sembra di averti detto tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo martedì, ciao!